Non tutti sanno che la festa di Halloween non nasce in America, ma ha origini antichissime, irrintracciabili in Irlanda, quando era dominata dai Celti. Halloween corrisponde infatti a Samhain, il capodanno celtico. Dall'Irlanda, la tradizione è stata poi esportata negli Stati Uniti dagli emigranti, che spinti dalla terribile carestia dell'Ottocento, si diressero numerosi nella nuova terra. Il nome Halloween deriva dalla forma contratta di All Hallows Eve, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa santo. La vigilia di tutti i santi, quindi. I Celti erano prevalentemente un popolo di pastori, a differenza di altre culture europee, come quelle del bacino del Mediterraneo. I ritmi della loro vita erano dunque scanditi dai tempi che l'allevamento del bestiame imponeva, tempi diversi da quelli dei campi. Alla fine della stagione estiva i pastori riportavano a valle le loro greggi, per prepararsi all'arrivo dell'inverno e all'inizio del nuovo anno. Per i Celti, infatti, l'anno nuovo non cominciava il 1 gennaio, bensì il 1 novembre, quando terminava ufficialmente la stagione calda e iniziava la stagione delle tenebre e del freddo. Il tempo in cui ci si chiudeva in casa per molti mesi, riparandosi dal freddo, costruendo utensili e trascorrendo le serate a raccontare storie e leggende. Il passaggio dall'estate all'inverno e dal vecchio al nuovo anno veniva celebrato con lunghi festeggiamenti, definiti Samhain, che significa fine dell'estate. In quel periodo dell'anno i frutti dei campi, che pur non essendo la principale attività dei Celti, venivano comunque coltivati, erano assicurati. Il bestiame era stato ben nutrito all'aria fresca nei pascoli dei monti e le scorte per l'inverno erano state preparate. La comunità quindi poteva riposarsi e ringraziare gli dei per la loro generosità. Ciò avveniva tramite lo Samhain. Questa festa serviva anche a esorcizzare la paura dell'arrivo dei pericoli dell'inverno, unendo e rafforzando la comunità. L'importanza che la popolazione celtica attribuiva a Samhain risiede nella loro concezione del tempo, visto come un cerchio suddiviso in cicli. Il termine di ogni ciclo era considerato molto importante e carico di magia. La morte era il tema principale della festa, in sintonia con ciò che stava avvenendo in natura. Durante la stagione invernale la vita sembra tacere, mentre in realtà si rinnova sottoterra, dove tradizionalmente, tra l'altro, riposano i morti. Da qui è comprensibile l'accostamento della festa al culto dei morti. I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti che vivevano in una landa di eterna giovinezza e felicità, chiamata Tirna Noibe, e che le forze degli spiriti potessero unirsi al mondo dei viventi, provocando in questo modo il dissolvimento temporaneo delle leggi del tempo e dello spazio, e facendo sì che l'aldilà si fondesse con il mondo dei vivi, permettendo agli spiriti erranti di vagare indisturbati. Samhain era dunque una celebrazione che univa la paura della morte e degli spiriti all'allegria dei festeggiamenti per la fine del vecchio anno. Durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei raduni nei boschi e sulle colline per la cerimonia dell'accensione del fuoco sacro e venivano effettuati sacrifici animali. Vestiti con maschere grottesche, i Celti tornavano al villaggio, facendosi luce con lanterne costituite da cipolle intagliate, al cui interno erano poste le braci del fuoco sacro. Dopo questi riti, i Celti festeggiavano per 3 giorni, mascherandosi con le pelli degli animali uccisi per spaventare gli spiriti. In Irlanda si diffuse l'usanza di accendere torce e fiaccole fuori dagli usci e di lasciare cibo e latte per le anime dei defunti, che avrebbero reso visita ai propri familiari, affinché potessero rifocillarsi e decidessero di non fare scherzi ai loro cari. Attraverso le conquiste romane, i cristiani e i Celti vennero a contatto. L'evangelizzazione delle isole britanniche portò con sé un nuovo concetto della vita. La festa di Halloween, però, non fu completamente cancellata, ma in qualche modo cristianizzata, tramite l'istituzione del giorno di tutti i santi il 1 novembre, seguito dalla commemorazione dei defunti il 2 novembre. Ancora oggi i cristiani il 1 novembre festeggiano tutti i santi e il 2 novembre commemorano i defunti.
Questi due giorni sono estremamente importanti e preziosi, perché ricordano ad ogni cristiano l'unione profonda tra coloro che sono vivi e coloro che sono morti. I cristiani credono nella comunione dei santi, ossia credono che esista realmente un legame d'amore più forte della morte.